arrivati e non si ha neanche il tempo di respirare. Ciao a tutti e benvenuti al quarto Car Prix dell'Open Karting Event Series 23-24 e oggi ci troviamo al B-Karting. Non volevo fare l'intro dopo aver già fatto qualifica e gara 1, quindi faccio una cosa rapidissima, perché dopo sapete che la mia faccia è Adesso partiamo subito con le qualifiche e poi le gare. E salutiamo anche un Palasca. Sei pronto? Dai, pronti? Dai, il muro ci aspetta. Subito tutti gli star e quindi chiudiamo. Allora, lo sono, sì, 5. Mamma mia. Pronti via, Mamma mia! Che bello! Facciamo i seri! Non c'è più la voce! Sapete cosa vi dico? Il mio giro veloce l'ho fatto subito dopo questo primo giro. Infatti, proprio qui prendo un po' di spazio da quello che mi precede e poi comunque vi lascio il giro veloce di gara 2, almeno quello è qualcosa di interessante. Anche perché non ho sfruttato il poco tempo a disposizione nel migliore dei modi. Subito dopo il mio giro veloce lascio passare chi mi stava dietro. Mi distacco un filo per poter fare un ulteriore giro veloce. E vabbè, niente, vai, così facciamo almeno un giro veloce. E alle... bene, questa è stata la mia qualifica. Mai fatta una qualifica così furba. Uffa, io mi metto dietro, tanto ne ha l'1.7. Ero convinto di aver girato in 1.7, ma in realtà non è vero. Uffa. Mi sono piazzato in 12ª posizione di categoria. Partiamo con la prima gara, non ci si può sorpassare fino all'uscita del capannone. Io passeggio, mi metto a salutare e come sempre perdo il treno. Dai, in realtà non sto girando così male, giro sempre sull'1.5 basso. E li vedo anche sempre più vicini. Ho sbagliato! Ecco, dalla foga mi è costato caro. Ricordatevi comunque questo errorino. Porca miseria, uffa! Questa parte di video non ho detto niente, ok, colpa mia per l'errore di prima, però un'entrata così. Dai, andiamo avanti, vi faccio sentire solo un'imprecazione. Ah, ma sei stupido sto qua! Dai, chiaro! Ora il mio unico scopo è andarlo a prendere. Ho girato in 1.5 basso, un 1.48, adesso ci faccio un sorpasso, guarda. Ok, sorpasso bello e pulito. Quelli davanti a me non sono vicinissimi, però la speranza è sempre l'ultima a morire. Faccio i miei giri, bello tranquillo, prendo sempre più confidenza. Peccato, li vedevo lì e non mi ero accorto che mancavano così pochi minuti al termine. Comunque, partito 12esimo, arrivato 12esimo. Uffa! Beh, devo dire di non aver mai fatto un intro così veloce. Iscrizione, salta su, corrite, star! Ok, corso, bene. Sono riuscito a fare la qualifica, praticamente un giro buono, dopo ho lasciato passare, ho perso tempo, basta. 1.7, penso l'ho fatta in qualifica. No dai, sempre convinto di aver girato in 1.7, invece ho girato in 1.5.6. Comunque, sempre 2 secondi dal best. Che poi in gara 1.4, quindi avevo già migliorato, vabbè.
E poi ho preso anche una penalità in gara. Boh, cioè mi ricordo di aver sbagliato là, che ero arrivato lungo. Penso sia stato questo errorino qua. Non bisognava toccare le gomme al di fuori della pista, sul cordolo. Tanto ormai, in fondo, punti persi, amen. E vabbè, adesso facciamo un po' di riprese e poi aspettiamo per gara 2. Chi sta bene al mondo? Comunque sono da 3 anni che non faccio la parte esterna e 2 anni fa avevo fatto solo la parte interna, quindi non avevo così tante idee, almeno in un giro è impossibile imparare subito le varie traiettorie, un po' il comportamento del kart e vabbè. Quest'anno va così, però in gara pian pianino ho iniziato a prendere un po' il giro. Gara 2 parto al 7° posto nel terzo gruppo assoluto. Dai, tutto sommato pensavo peggio. Come sempre mi addormento nelle partenze lanciate. Tutti partono a razzo e io dormo. Sempre tutto in salita e almeno anche dietro sono un pochino distanti. Dai, non sono l'unico a dormire. Forse se ero un pochino più aggressivo non perdevo così tanto tempo. Davanti da me sono in bagarre e bisogna approfittarne. Rimanere attaccato in uscita di curva, ma toccandolo ho perso un'eternità. Con calma. Stiamo girando sempre sul 5 basso. Cerchiamo di trovare un piccolo spiraglio dove so di essere veloce. Mancano 5 minuti al termine. Cerchiamo di martellare e andiamo a prendere quelli davanti. Eccoli, eccoli! Un pochino di ingorgo, ma ho guadagnato una posizione! Ora che sono un pochino da solo inizio a concentrarmi e martellare dei buoni tempi. Vi avevo promesso il giro veloce ed eccolo qui, con anche un piccolo sprazzo di GPS. Ma avete visto che bella miniatura del circuito nella parte indoor con questo GPS?
finale ha martellato un 4-7, un 4-8. Ok, nel finale. Peccato sia finita. Comunque, quinto posto del terzo gruppo. Oggi, ragazzi, è stata una giornata un po' così così. Non ho fatto chissà che posizioni in classifica, però devo dire che mi sono divertito e soprattutto in gara 2 ho iniziato a prendere un buon passo, ecco, almeno giravo sul 4, anche se in realtà adesso ci sono dei piloti che corrono nella, anzi sono nella classifica Sodi e girano in 1-3 basso, 1-3 basso. Complimenti. Con dei manici assurdi. L'allenamento paga sempre e ci vediamo al VKI il 14 gennaio, se non ricordo male. Un altro indoor, passiamo le feste, io vi auguro buone feste e noi ci vediamo sempre sui canali social di Futura Corse e mio Uwin Blog. Ciao, 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 alla prossima! E si conclude anche la prima parte di stagione dell'Open Karting Rental Series 23-24, con una tappa al B-Karting un po' anonima per me. Sinceramente pensavo di far molto meglio, ma come sapete la qualifica è un mio grandissimo punto debole. Quest'anno ci si giocano posizioni importanti anche per soli pochi decimi, ed anche un turno aggiuntivo prima dei classici 5 minuti di qualifica possono far la differenza. Alla fine non sono così arrugginito, perché se guardiamo i tempi di gara 2, il giro più veloce è il mio, e la media dei tempi della gara, il mio, è il più basso di tutti. Vedremo poi il Vicenza Kart Indoor, ormai il prossimo anno, dove ci saranno minuti preziosi in più durante la qualifica, che io devo obbligatoriamente sfruttare, ed una gara unica Iron. Vi ricordo che è un'eccezione solo per questa tappa. Io vi auguro nuovamente buone feste, non dimenticate il mi piace se il video vi è piaciuto, e fate comunque il tifo per me, perché voglio ritornare in vetta.